star. Ah, beh, però, certo. Dai, ascolta e vediamo. E vediamo. Perché questa star ha paura dei gabbiani. Ah! Tutta la mia solidarietà. Chi è? Madonna, no. So. È il vigile urbano romano, perché i gabbiani a Roma sono giganti. I gabbiani a Roma sono alti come un bambino di 8 anni. Adele. Brava. I gabbiani un po' paura la fanno. Certo. Devo dire che vedendo Adele cantare avrei pensato che non aveva paura di niente. Adesso abbiamo un'altra star che è terrorizzata dalla carta. Chi è? Megan Fox. Ah, beh. Ah, brava. La carta di credito non le fa paura. La carta di credito forse no, ma quella non è fatta di carta. Poi abbiamo un'altra star che ha paura dei maiali. Voi avete paura dei maiali? Ma no, beh, adesso non esageriamo, cari. Sono animali come gli altri, no, poveretti. Vediamo chi è che ha paura dei maiali. Orlando Bloom. Ah, biondo. È diventato biondo dalla paura. Comunque, ho letto da qualche parte che anche i maiali hanno paura di Orlando Bloom. Da quella foto. Soprattutto adesso che è biondo. Perché l'hai fatto, Orlando? Vi è mai capitato di entrare in un hotel e perdervi dentro la porta girevole? Guarda, io non riesco a uscire, rimango dentro e continuo. Beh, ragazzi, fatevi vedere da un bravo medico, perché uno che entra sta sempre, neanche a me che c'ho, neanche quelli che hanno una certa età, via. Oh. Prima o poi. È facile. C'è una star che ha paura delle porte girevoli. Ma chi è? E chi è? Ve lo dico subito. Io mi ci perderei dentro una porta girevole con lui. Ah, Matthew McConaughey. Beh, devo dire che è interessante. Hai ragione. Questa cosa è interessante. No, io non ci ho pensato che lui ha paura di girare, però fermargliela non mi dispiacerebbe un attimo. Adesso un colpetto tra la porta che è interessante. È trasparente, te lo voglio dire. La porta gira, è tutta. Ma chi se ne frega, non ho mica problemi io. Un'altra star, ecco, che questo può servire un po' di buio in questo momento della porta girevole, che ha paura del buio. È un regista di horror. Dario Argento ha paura del buio. Bravo! Sì. Ma mi sembra impossibile. No, però è possibile, perché la sua fantasia lo porta a immaginare un mondo che nasce dal buio, per cui te, fidati o non fidati, metti che quello che lui ha immaginato sia vera, è socchè. Però ho paura del buio anch'io, ho dormito per anni e anni e anni con la luce accesa.